Allora, torniamo al benessere animale, quindi proprio per raccontare dietro le quinte di quello che c'è nel consumo anche di carne, quindi tutta una filiera che, va, che voi monitorate, che controllate, che risponde a certi principi. Da quando il vitello viene preso, eh, diciamo, in Francia, no? perché sono tutti i vitelli nati in Francia, sì. la scelta in Francia è dovuta a... al fatto che... La Francia è il maggior produttore di, 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 di vitelli, di ristalli, insomma, per noi, che, perché così si chiamano poi quando li portiamo a casa, ristalli. La Francia è il numero più alto di capi in Europa, assolutamente. Sono buoni comunque, sono buoni. Sì, e poi ha le varietà più specializzate ne, ne, da carne, quale appunto la Charolais, la Limousine, sono eh, per numeri. E, Ecco, diceva, i mostrano, no, il prodotto nostrano di carne, sicuramente di qualità elevata, ma non lo sa nessuno. Fate una certificazione di qualità. Vi chiedo un telespettatore. Noi abbiamo le, nostre, abbiamo le nostre certificazioni. Santo certo, reggiamo che è stato messaggio sui banchi alimentari di supermercati troviamo carne francese o argentina. Ma volete spiegare come è possibile questo? Ci dovrebbe essere un corner specifico per i prodotti locali, scrive Franco da Padova rispondo tutti e due insieme a questo punto perché ma non c'è una certificazione di qualità o se c'è eh, dov'è e poi perché ci sono, non c'è un corner dedicato proprio ai prodotti locali dicevo prima eh, Azov ha le sue certificazioni è, eh, pubblicarle cioè metterle al, sul bancone il bancone dicevo prima è di, di, nei supermercati non è di proprietà nostra eh, quando arriva nei supermercati la carne è indifferenziata, può essere quella francese, quella argentina, quella di altri paesi e c'è anche sicuramente quella italiana, però non si. Non si evidenzia, non è messa. Cioè non potete evidenziarlo no, no, Non possiamo non evidenziarlo. Farlo. mentre dal macellaio, il macellaio può dire. Il, il eh, macellaio sì. Il macellaio è più libero, quindi, se uno vuole avere la sicurezza, vada al macellaio a questo punto, dove è più tranquillo. Sì, eh. no, è sicura anche quella al supermercato, certo, non è che non è essere... sicura. però quella eh, nazionale, quella prodotta in Italia, come facciamo noi, come fanno tanti altri allevatori, non, non è messa in evidenza, non, non è difficilmente eh, ritracciabile. Ecco, la, quindi la certificazione di cui chiedeva il nostro telespettatore potrebbe essere la QV, quella che sta Sì, il QV sta dando buone, buone soddisfazioni, però, anche qui il QV non sempre viene accettato dalla Grande Distribuzione. Addirittura, eh, non viene accettato. Hanno cioè, un potere pazzesco. Eh, la grande distribuzione è questa. Ecco, hai spiegato quindi alle domande che si facevano i nostri telespettatori. Allora, abbiamo visto che i ristalli sono francesi. Sì. Eh, arrivano, um, quindi vengono presi dal, una volta che sono cresciuti, un minimo cresciuti. Quindi a quanti mesi hanno? Che Circa un anno. Un anno? Fino quindi. a un anno stanno con la madre. Poi vengono portati qui <coughs> da noi che sono eh, già belli. Insomma, 350, 300, 400 kg, variano un po' anche da, da, dalla genetica, perché soprattutto i Charolais sono leggermente più pesanti quelli bianchi, mentre i Limousin, quelli rossicci, lì, sono più leggeri. Ma perché sono anche di genetica, eh, l'insieme dell'animale è più piccolo. Ecco, ma sono le due eh, razze maggiormente diffuse, non solo in Europa, ma anche in altre parti del mondo, perché sono quelle con la. Qualità vorremmo dire di carne più saporita, dove migliora proprio la qualità della carne di queste due varietà. Ecco allora rispondendo al messaggio: adesso ne un altro. Quando vado in vacanza so, Puglia in Puglia, mangio un, una, una carne eccezionale per poi scoprire che la maggior parte viene dal Veneto. Possibile questo, da mestre? Non chiacchieravamo noi fuori, onda. <ride> no, ecco eh, a è molto presente in Puglia. È una, delle regioni, dire, è una delle regioni dove più di tutte, dopo il Veneto, credo sia la seconda regione per quantità di carne azove. Eh, però eh, c'è anche a Mestre ho visto che era di Mestre il, il telespettatore c'è anche a Mestre nelle nostre carni quindi la può andare a trovare la anche in qualche a macelleria a Mestre o anche i supermercati è presente dice... anche nei supermercati anche a Mestre anche a Mestre lei dice un po' che per il segreto della, della anche bontà tra virgolette del prodotto a livello di lasciando stare la parità di qualità è il fatto quanto viene tenuto anche in frigo no? sì sicuramente la follatura si eh, eh. la frollatura delle carni è quello che fa soprattutto la differenza, ok, bestie giovani, colore, tutti questi aspetti qua, magra la carne deve essere, poco, poco, poco infiltrazione di grasso, però la forlatura è quella che fa la carne più saporita, deve rimanere almeno due settimane in cella a frigo due e questo, e questo non, non lo fa più nessuno. Perché costa? Eh, Ha dei costi, dei costi di magazzino, eh, la carne va macellata e, e il giorno dopo, massimo dopo due giorni, è già sul bancone. Le salsicce sono il prodotto, ci scrive un telespettatore, più a rischio perché è alterato e ci mettono dentro di tutto, tra acqua e grassi. Come faccio a riconoscere il prodotto migliore visto l'avvicinarsi il periodo dei barbecue da Vicenza? Eh. Beh, eh, Come dice diciamo salsiccia. che la salsiccia non, non no. la produciamo perché la salsiccia è di maiale noi facciamo vitelloni quelle di qualità deve avere fiducia penso nel, nel macellaio dove va a acquistarle Assolutamente. infatti là torna il discorso del rapporto fiduciario che forse è la miglior garanzia perché ti può, chi ti vende ti può ricostruire la filiera in modo certo a questo punto allora diciamo arrivano i vitelli. Lei diceva eh, prima fuori onda che un aspetto importantissimo è come vengono nutriti non solo sì. i vitelli, ma poi nutriti. i capi. Cioè l'alimentazione è l'elemento determinante, sì. cardine. E qui ancora una volta eh, spezzo una lancia a favore del benessere proprio degli animali, perché mh, non tutti sapranno o sanno che eh, una corretta alimentazione fa sì che l'animale stia bene. La maggior parte dei problemi degli animali sono problemi alimentari. I problemi alimentari, dunque, un'alimentazione corretta fa sì che l'animale stia bene e possa uh, sviluppare massa muscolare, possa uh, aumentare di peso e raggiungere uh, il top come uh, noi puntiamo su, sulle nostre partite, sui nostri animali in minor tempo possibile. E tra l'altro abbiano una difesa immunitaria tale che per cui non si ammala, perché diceva che anche le malattie respiratorie possono essere legate all'alimentazione. Quando eh, l'animale eh, ha un'attività ruminale lenta o addirittura si blocca il rumine perché è alimentato male, ecco, quello può provocare eh, problemi respiratori. Perché appunto non ruminando eh, iniziano magari a aumentare di temperatura, febbri e allora arriva che l'animale ha può essere attaccato i polmoni e dall'altra parte si indebolisce e perde ecco, c'è stato un momento in cui si è parlato anche molto delle vaccinazioni degli antibiotici che vengono dati agli animali e poi il passaggio dell'antibiotico dalla carne animale alla persona e c'era questo problema. Voi avete in collaborazione con l'Istituto di Agraria e l'Università di Padova fatto anche una ricerca e una sperimentazione per cercare di diminuire la somministrazione antibiotica negli animali? No? Sì, eh, abbiamo fatto all'Expo a Venezia, abbiamo presentato la nostra due anni di prove fatte in Francia con appunto i nostri partner. Francese, che sono i, i nostri fornitori degli animali, cominciare a vaccinare gli animali lì perché, eh, arrivando poi in Italia, c'era meno consumo di antibiotici. Il allora, vaccino quando sono piccolini esatto, e poi... esatto, esatto arrivano in, vita, in Italia, sono già vaccinati e raramente si usa c'è un, stata una forte diminuzione però questo è ancora, eh, richiede ancora del tempo per avere dei dati maggiori, proprio perché eh, è molto lunga non può essere una o due partite un, cioè prova. il giro di un anno o, o due anni la prova deve continuare per dare risultati che possono poi essere anche divulgati, che possono essere attenti. Perché comunque il vostro obiettivo sarebbe quello di, di, di dare il meno antibiotico possibile per evitare l'antibiotico resistenza che poi si ripercuote eh, sulle persone insomma, che, di cui si intendono. Si può trovare delle tracce, ecco. Ecco, relativamente a questo aspetto, la carne che viene da altre realtà, come le diceva lei, meno controllata, potrebbe presentare anche questa componente? <ride> Una domanda difficile da rispondere perché per rispetto degli altri non... potrebbe, sicuramente potrebbe, però eh, non avendo prove non, certo, non no, mi no, sento di accusare sì. nessuno. No, 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 ma non si di accusare che appunto quando si dice che il prodotto, dal prodotto agricolo, vari tipi di prodotti entrano al di là di chi lavora scorrettamente nel nostro paese vabbè lì purtroppo non, non si può fare nulla o froda ancora certo. peggio, però normalmente entrano da noi, adesso poi vedremo con il seguito del TTP, eh, là sarà un, un grande punto di domanda, eh, staremo a vedere, entrano prodotti ma non è che vengono controllati tutti i prodotti che entrano nel nostro paese assolutamente, altrimenti non avremmo il problema del pomodoro cinese o quant'altro. Eh, questo è un altro aspetto, quindi la carne arriva, ci troviamo sul piatto carne argenti mettiamo argentina, ecco perché è di un altro continente dell'America del Sud che potrebbe avere tutta una filiera produttiva completamente diversa rispetto alla nostra. no? Sì, eh, perché non ci sono delle normative cogenti da questo no, punto di vista e con controlli che non sono quelli che eh. le normative italiane applicano e giustamente dico io e eh, questo, eh. questo è un aspetto che il consumatore non riesce a comprendere però eh, qui c'è il rovescio della medaglia se così si può dire che non riesce a individuare la nostra o quella prodotta in Italia nostra di Azove o di eh, realtà come è la nostra nulla, no? non c'è proprio nulla non c'è una sigla a parte che le sigle poi sono difficili effettivamente anche da riconoscere c'è eh. la possibilità c'è un codice e quello risale al, al, macello, di, 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 al macello dove è stata macellata. E ogni, noi abbiamo un, un codice che il, il consumatore ri riesce a individuare che questa è di azove, però è appunto è, vorrei dire, qual... quasi nascosto, è difficile da, da, da rintracciare e, e, e collegare il tutto. Però il pesce. Eh, il pesce pescato in Atlantico pescato perché... in che se io dove c'è scritto? c'è scritto? e perché la carne no? Dovremmo fare pressione forse eh, a livelli anche, eh, leggermente più alti leggermente a livello nazionale, però credo che anche la comunità europea. Perché avete anche interagito più volte con il senatore Castro, Castro e De Castro relativamente a questo. Che cosa è stato risposto? È difficile, eh, essendo nella comunità europea, eh, vorrei dire che è impossibile. Addirittura, a, a, sì. o Deve esserci soprattutto una richiesta anche a livello nazionale, il Ministero dell'Agricoltura, il Ministero della Sanità, di cercare di individuare, di fare una qualità nazionale. Ecco. Quindi dovrebbe essere un paese così forte che riesce ma, a imporre E' il livelli. paese forte ma anche interessi a livello nazionale perché eh, sinceramente vedo non molto interesse per il nostro settore anche a livello nazionale. Eh, in questo periodo forse hanno cambiato tendenza nel senso che l'agricoltura sta dimostrando che nonostante le difficoltà sia un settore dinamico rispetto ad altri anche su un, pe un periodo di crisi economica come... Questo, e allora ultimi anni, però credo che abbiamo perso molto terreno. No, no, noi È stata fare abbandonata. Spesso, eh, infatti, noi abbiamo a che fare spesso con l'agricoltura e purtroppo gli agricoltori non sono per niente contenti, anzi, si sentono abbandonati, trascurati, non riescono ad avere i finanziamenti dovuti e quindi soffrono non poco. E dicono: L'agricoltura, che dovrebbe essere il settore primario sotto tutti i punti di vista, in realtà e poi bistrattata rispetto ad altri settori che forse non sono di maggior interesse, quindi questa è un po' una componente che a questo punto diventa, che coinvolge anche voi perché in qualche modo rientrate nel settore no? Sicuramente sì, sicuramente sì, no, siamo uh, un settore primario per definizione mm -hmm. ma non di fatto, ecco. <ride> di fatto non siamo considerati primari. Il, per quanto riguarda sempre la tutela di questo settore della qualità eccetera, ci sono dei finanziamenti che ottenete dall'Europa e anche dalla Regione Veneto o no? Per quanto riguarda il QV, eh, finanziato è un marchio regionale e non ci sono grandi assolutamente, non ci sono investimenti pubblici per, eh, no, per aiutare gli allevatori, ci sono investimenti, sui seminativi che ci sono in tutta Europa, ma per gli allevatori in sé non c'è nessun tipo di investimento, quindi, cioè no. di contributo. Di con quindi gli allevatori non hanno contributo, questo è assolutamente no. A una mail che ci l'è levata in passato che chiedeva appunto la distinzione tra eh, produttore agricolo e allevatore, quindi da questo punto di vista siete in settori completamente diversi ed opposti. Certo, allora, allora eh, prima di affrontare un altro capitolo, andiamo subito in pubblicità insieme, poi ritorniamo in studio con il nostro ospite.